Ok, direi che siamo pronti per registrare Ascolti di un futuro passato. Esatto, l'ultima Quindi finale puntata. della terza stagione. Oh no, siamo andati troppo avanti nel futuro, non possiamo Ah, più registrarlo. Madonna. Beh, l'estate. avevate, ci vediamo a settembre. E ci siamo visti a settembre. Settembre. Anche se quando uscirà questa puntata Sarà probabilmente ottobre. sarà Capodanno. Però noi ci siamo trovati a Allora, si stava settembre. bene in vacanza e abbiamo un attimo prolungato la situazione, ma come promesso siamo tornati con tante novità. Moltissime novità, direi. Qu qu quattro quasi. Quasi Quasi quattro. quattro. Comunque siamo un po' smorti, quindi direi di ravvivare un attimo. Yeah! Ma buttaci una sigla qua, così. Sigla. Ok, no, quella sempre non nei esiste cuori. più, sempre nei cuori. Ciao, ciao a tutti, bentornati. E questa sarà una brevissima puntata di introduzione per farvi capire cosa sta succedendo, perché siamo spariti e come ricompariremo. Abbiamo fatto una piccola migrazione e abbiamo riflettuto un attimo sulle sorti del futuro del podcast. Sembra un titolo di un film, però non lo è. Sarà Perché. solo il titolo della puntata, Futuro delle sorti del podcast. Esatto. C'è un piccolo problema che però, come la storia insegna, i problemi comportano soluzioni, che in realtà sono, che potrebbero anche essere più interessanti delle situazioni attuali. Il problema è che, per fortuna o per sfortuna, tutti quanti lavoriamo ed è un casino riuscire a trovare degli accordi di orari, specialmente per i tre lavori differenti che facciamo. Diciamo Ma. che le persone non si ammazzano di giorno, per cui Kiwi ha praticamente la fascia notturna completamente occupata e noi che facciamo due lavori normali, lavoriamo di giorno, non riusciamo spesso a conciliare questi orari, appunto. Esatto. In realtà io sono tecnicamente disoccupato, però È vabbè. No, non è vero. per forza. È poca richiesta di omicidio. Esatto, c'è poca richiesta di sicari nel mondo. Quindi, qual è la piccola soluzione che abbiamo deciso di fare? Chiudiamo Appoggio Trespolo. Grazie mille per Ciao averci ragazzi. seguito e ci vediamo. No, in realtà non è L'opzione così. era non dormire. Smettere di fare qualsiasi cosa e fare solo Appoggio Trespolo. No, siccome il podcast è un nostro passatempo, per quello che penso si sia capito, e ci piace farlo, Sì. quindi non abbiamo intenzione di rinunciarci. Si cambia il format e Appoggio Trespolo non rimarrà più un talk show, o meglio, sarà un talk show ma di stampo differente. Cioè, non vedrete più uscire le puntate ogni lunedì alle 14, ma ci impegneremo, e sottolineo ci impegneremo perché potrebbe essere che qualche puntata uscirà con qualche giorno di ritardo magari, a far uscire circa una puntata al mese, che verranno chiaramente preannunciate sull'Instagram o Che sui vogliamo social. ricordarlo, visto che siamo qua, magari c'è Esatto. appunto qualcuno che non. pausatrespolo.cra.chi.tuc con due A, due I e due U. Link in bio. Mi sa che erano tre, comunque Tre, vabbè. scusa, Comunque sì, si vede perché siamo in Appoggio Trespolo tre, e quindi si vede giustamente. subito. E le puntate saranno dedicate a macro argomenti o comunque tutte contestualizzate in un argomento. Esatto. Sarà sempre un format di talk, quindi parleremo, discuteremo, daremo le nostre opinioni, anche se non vi interessano come al solito, però cercheremo di arrivare un po' più approfonditi, e con un po' più approfonditi intendo finalmente sapremo di quello di cui stiamo Stiamo parlando. parlando. Quindi l'idea di fondo è meno argomenti, nel senso meno puntate, però con un pochino più di introspezione sul singolo argomento. Esatto, cercheremo di portarvi degli ospiti, Sì, possibilmente non solo gente che non la mamma, la conosciamo, zia, la nonna, il che cugino. per pietà e sotto favoritismi O vengono. magari se tra i nostri amici c'è qualche ospite che è degno di partecipare, quindi con questo sto screditando tutti i precedenti, incredibile. Assolutamente. No, secondo me ne abbiamo avuti di validi, No, ma eh. infatti non. Spezzo una lancia a loro favore. No, sono tutti stati validi nel loro piccolo, ma chiaramente abbiamo, per le disponibilità che avevamo, cucito le puntate sugli ospiti. Qui si cercherà di fare il contrario, cercherà di Esatto. fare un macro argomento per una puntata che ci interessa o che interesserà a voi, perché voi siete il target alla fine, e chiamare ospiti di conseguenza. Non è escluso che se un ospite che già è venuto nelle stagioni scorse fitterà perfettamente nella puntata, non verrà chiamato un'altra volta. Anzi, Sarebbe chiaro, sarebbe molto stupido non volentieri, farlo. esatto. Soprattutto fitterà. Fitterà interessante, Fitterà è vero? bellissimo.
cercheremo di amplificare la nostra presenza sui social, diciamo sempre che è adesso che c'è l'estate, non perdiamoci, però alla fine ci perdiamo noi, però vabbè, però sì, già stiamo lavorando alle nuove grafiche. Esatto, questo è il momento campagna elettorale in cui facciamo tante promesse, delle quali non è detto che non tutte non verranno mantenute, però sappiate che ci impegneremo fino in fondo per non mantenerle. Per mantenere il meno possibile, effettivamente. Esatto. Beh, c'è una cosa importante che ci spiacerebbe tanto, che siccome è normale che con meno feedback c'è, più noi parliamo delle cose che piacciono a noi. Ci piacerebbe molto che ci scriveste sui social, su Spreaker, su Instagram, abbiamo o sulla Facebook, mail. Abbiamo usato Instagram, Spreaker dà la possibilità di mettere i commenti. Abbiamo una casella postale che anche lì c'è il link nella descrizione dell'episodio. Sfruttiamo per cortesia questi collegamenti in modo che anche voi possiate darci degli spunti per approfondire magari qualcosa che vi interessa o che qualcun altro non è riuscito a parlare così bene come vorreste voi. E poi siamo proprio ben lieti di qua parlare. Per deludere. Esatto. Palesatevi sui social. Cercheremo di non trattare questi macro argomenti in modo normi, cioè parlando di cose che chiaramente si sanno già, perché non ha senso parlare di cose che si sanno già, ma se vedrete che gli argomenti vengono affrontati in modo più accessorio rispetto al modo principale, è perché si dà già per scontato che la gente sappia quelle che sono i principi di base degli argomenti di cui andiamo a parlare, perché sicuramente se ci sono argomenti così grandi non sarà certo Pausa Trespolo a insegnarvi cosa sono e a insegnarvelo bene soprattutto. Cercheremo di fare un'articolazione di quello che già si sa delle varie cose, sempre mettendoci appunto il nostro punto di vista, i nostri pensieri e dare appunto anche dei spunti di riflessione per chi è da casa. E non dimentichiamoci le informazioni sbagliate. Assolutamente. Che noi siamo soliti. Siamo pur sempre profani. È giusto così. Bene, direi che abbiamo detto tutto. Cambio delle grafiche. Aspettatevi il classico cambio delle grafiche. Assolutamente sì. Sempre più belle. Vogliamo dare un piccolo spoilerino su quella che sarà la prima vera puntata? Oppure non vogliamo darlo? Potremmo dare un piccolo spoilerino della prossima puntata. Diciamo che sarà tipo la Coca-Cola, però no. E tipo no, però sì. Se avete capito... Porca puttana! Se avete capito questa cosa, no, impossibile. Scriveteci la risposta nei commenti e vi mandiamo un nuovo, sai, perché si parlava di uovo. Sì. L'uovo centenario. Come vedete, siamo partiti con una carica degna di Andreotti. Niente. Se tutto va bene, speriamo vada bene, ma dovrebbe andare bene, ci vediamo probabilmente la settimana prossima. O quella dopo? I guess, esatto, metà ottobre. Ok, comunque nelle prossime settimane, le prossime due settimane. Vediamo tre, se già con un ospite o... Novembre, ma proprio per stare larghi. Grazie no, a tutti. No, a parte gli scherzi, se riusciamo vi aspettiamo e voi aspettateci anche di vostra volta verso fine ottobre, forse già con un primo ospite, forse no, non lo forse sappiamo. No, io so. E noi ci proviamo e niente. Buon rientro a scuola / buon proseguimento di vita. Spero che siate contenti ora che vi abbiamo riempiti di sicurezza con questi nostri discorsi, sì. Sicuri di quello che facciamo. Ci vediamo forse, ma anche magari dopo, forse c'è un ospite, ma anche no. Esattamente come in campagna elettorale. Quindi esatto. Votate Pausa Trespolo per dei contenuti a prossimo tempo. E niente, ciao. 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 È Pausa Trespolo ed un gran bel podcast. Che vuoi uno scemo, tira gli ossi e parla, basta. Tucano muove il becco ma non dice niente. Corvo è un artista, mangia pizza sempre al dente. È una pausa su Trespolo di cultura pop.